realtà che però immediatamente io sento come mia. Cervetti lo conosco da ormai 93 anni, perché siamo veramente amici di vecchia data, è il leader indiscusso appunto come concessionario rivenditore del mondo agricolo, è sempre stato un grande animatore, una grande presenza anche all'interno fieristico e un grande veramente nel suo campo. Io l'ho sempre ammirato e sempre apprezzato tantissimo, un grande imprenditore. Un imprenditore che salvaguarda l'occupazione, innova e si proietta verso il futuro. Tra l'altro, arrivando qui, ho rivisto il Massey Ferguson. Devo dire che io, da agricoltore, ormai non dico in pensione, anche se ormai l'età si avvicina all'età del pensionamento, ho guidato e ho personalmente trapiantato 45 ettari di pomodoro circa 9-10 anni fa con un 300 cavalli, quindi sono certo che quando tra un po', facendo dovuti scongiuri, me lo farà provare, mi sentirò immediatamente a mio agio. Quindi un grande ringraziamento in una città che sicuramente ha dei requisiti che si confanno perfettamente allo sviluppo agricolo, che durante il periodo Covid ha dimostrato la sua assoluta valenza strategico alimentare, la sua indispensabilità, lo testimoniano anche i prezzi della materia prima che ultimamente non dico siano soddisfacenti, ma sicuramente sono più remunerativi del passato. Siamo una grande realtà, abbiamo il distretto rurale, abbiamo il polo dell'agroalimentare, abbiamo fatto tante cose e molte di queste sono state possibili grazie ad imprenditori che sono stati vicini al mondo delle imprese, alle aziende agricole e che consentono loro di acquisire quella concorrenzialità e quella competenza, quel grado, quel livello importantissimo per reggere la competizione globalizzata. Grande Cervetti, bellissima Grosseto!